Ciao a tutti! Nel video di oggi parlerò di un altro argomento molto importante, di un esempio, di un esercizio molto bello da fare, che ti consiglio di fare, che è quello di comporre una canzone, comporre utilizzando un accordo, in questo caso sto usando un accordo di Sol, e di fare con l'accordo di Sol dare proprio l'emozione dell'allegria. Fare una canzone felice, festosa, con un accordo. Invece di utilizzare per dire la scala maggiore di Sol, che giustamente si pensa che infatti un accordo maggiore rispetto a un accordo minore dà una sensazione di allegria, giusto? Ma non basta solo l'accordo. Così già uso non solo un accordo particolare della scala, ma uso altri accordi della scala, già è più tra virgolette semplice, ma invece usando un accordo devo dare una sensazione. E i segreti sono due principalmente. Uno è quello di sentire l'accordo e di farlo a velocità, a una buona velocità, perché è proprio dallo stesso di felicità, di com'è bello, come è bello festoso, che è veloce, dinamico, piuttosto che è lento, nello stesso più di essere rilassato. Invece così è proprio bello dinamico, l'accordo è bello dinamico. Questo è uno dei due principi, quello di fare un accordo e dare la velocità all'accordo. Primo punto. Secondo punto importante è cantare e dare l'energia. Io ti consiglio anche di ridere, di fare. Già ridendo mi viene automatico quella velocità. E come ricreo l'emozione della allegria? Con la risata poi vado anche a tempo, quindi in realtà il secondo punto influenza il primo punto, che è la velocità. Proprio l'esercizio di oggi è questo: prendere un accordo, fare con un accordo, soltanto con un accordo, una composizione e cantare delle melodie come ti viene in mente allegro. Questo era il consiglio e l'esercizio per oggi. Ciao, al prossimo video!